Il famosissimo attore francese per eccellenza, Gérard Depardieu, arrivato a 71 anni di età, sarebbe stato fermato dalla polizia a Parigi, la capitale della Francia, mentre percorreva in scooter una strada del 14° arrondissement. Sarebbe stato sottoposto all'alcol test. Gérard sarebbe risultato positivo, con un tasso alcolemico più superiore rispetto al limite permesso consentito. I poliziotti avrebbero fermato Gérard per una violazione del codice della strada. Soltanto dopo l'avrebbero riconosciuto come il famoso attore francese per eccellenza. L'attore avrebbe ammesso di aver bevuto due birre prima di salire sullo scooter, sottoposto alla misura dell'alcol test, sarebbe risultato di circa 0,25 mg limite sopra quello concesso. Accompagnato in commissariato di polizia, sottoposto ad un secondo test, il tasso alcolemico sarebbe rimasto ulteriormente accresciuto. Alla fine quindi scattata una multa mentre lo scooter stava affidato agli amici dell'attore, che non sarebbe stato in grado di guidare. Agli agenti che lo hanno multato, Gérard ha fatto sapere dicendo: "Non mi sento francese, non voglio più essere, preferisco Vladimir Putin". Il riferimento è alla doppia nazionalità che l'uomo possiede, infatti vi ricordo che è sì un cittadino francese, ma è anche un cittadino russo, in quanto da ormai un po' di anni ha preso la nazionalità russa. Ciao, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto da Leandro Italiano.